Ci sarebbe un primo caso di influenza ad Agrigento. Una giovane donna agrigentina sarebbe risultata positiva al tampone rinofaringeo. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, la donna sarebbe stata ricoverata in una clinica privata perché è affetta da patologie virali, da cui la scoperta di aver contratto il virus, per cui si è deciso il trasferimento in un'altra struttura sanitaria meglio attrezzata al trattamento e alla cura dell'influenza A. Per parlare di primo caso di febbre suina in provincia di Agrigento si aspetta la conferma delle analisi. La donna sarebbe stata sottoposta immediatamente alle cure con i farmaci antivirali. Sta bene ed è in stato di isolamento. Intanto anche all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento continuano ad arrivare persone con febbre alta e alti sintomi che fanno temere il contagio dell'influenza A. Al solo pronto soccorso dell'ospedale agrigentino in queste settimane sono arrivati una dozzina di pazienti con febbre alta che temono di aver contratto la suina.